In teoria l'azienda che gestisce il servizio di depurazione, cioè l'AMAP, consente all'utente di poter defalcare quella somma dalla bolletta, che parliamo del 30%, quindi una somma che comunque ha un suo peso. Questo avviene però solo nei momenti in cui l'utente è consapevole della mancata depurazione. Quindi la domanda che ci siamo posti noi è: come è possibile che un cittadino sia consapevole se l'acqua dei suoi scarichi venga depurata oppure meno? Con l'indagine della magistratura che si è avviata su Acqua dei Corsari, cioè sul depuratore palermitano, abbiamo aperto, diciamo, un faro e abbiamo chiesto in Commissione Ambiente di poter sentire il sindaco di Palermo e l'AMAP per verificare quali sono le utenze che non sono servite appunto dal depuratore di Acqua dei Corsari e quindi chiedere un rimborso. In corso un procedimento penale per due reati che sono inquinamento ambientale e traffico illecito di rifiuti. Parallelamente c'è un commissariamento che è stato chiesto appunto dal PM e confermato dal GIP, sul quale ci sarebbe un'udienza che dovrebbe avvenire intorno alla fine di questo mese, per cui AMAP ha chiesto ai deputati, quindi a noi, di poter postergare la data di questa audizione a seguito appunto dell'udienza in tribunale. Se venisse confermato che, e come in effetti sembrerebbe dalle fotografie, che c'è stato questo sversamento e quindi che l'acqua non è stata depurata, a Caltanissetta noi siamo riusciti a ottenere ben 1,5 milioni di rimborsi per gli utenti che non avevano appunto la depurazione. È assolutamente, diciamo, possibile ottenere questo rimborso nel momento in cui si ha la certezza appunto che il depuratore non funzionava o comunque l'acqua non veniva depurata. La Sicilia, tra le regioni d'Italia, è quella che ha maggiore procedure di infrazione a livello europeo sulla depurazione. Quindi quello che sta avvenendo a Palermo e che è avvenuto a Catania e Caltanissetta con successo è replicabile ovviamente in altre realtà nelle quali la depurazione manca.